Non ha neanche la musica. Ne avevo parlato con Jonathan Blow ai tempi. Mi diceva: sai che tutto il budget dell'audio del gioco l'abbiamo investito. Ce lo siamo bevuto. Ce lo siamo bevuto, esattamente. No. Parliamo sempre di quando eravamo piccoli, perché siamo dei boomer, sì, secondo cioè, me. La nostalgia è fil rouge. La nostalgia che è un concetto che io odio, perché io sono un positivista, non mi piace pensare che prima si stava meglio. Facciamo un'analisi del passato per parlare del presente. Esattamente, no? Però effettivamente, quando è che ti sei reso conto che i giochi a cui giocavi, cioè per dirti, giocavi a Mario, quando è che ti sei reso conto che il gioco non poteva essere sto tipo con i baffi che zompa su dei funghi, che magari c'era una storia. Più che Mario, vabbè, sono generazione PlayStation 1, quindi no, mio padre aveva videoteca e quindi vendeva i giochi, quindi bene o male io ho iniziato a giocare ai videogiochi. Ma veramente. Vendeva i giochi? C'era anche, cioè aveva una videoteca e vendeva anche paradiso, i giochi. Paradiso, zio, un paradiso. Io avevo due Game Boy, quindi due Game Boy Poke. Pokémon rosso e Pokémon blu, vabbè. Però già, ma ci giocavi in italiano? No, facevo a caso. In inglese? Cioè, ma vabbè, no, Pokémon sì in italiano, però ha tantissimi altri giochi. Cioè, quindi Pokémon... Quando uscì c'era in italiano? Sì, se non ricordo male. È una roba assurda perché i primi giochi a cui giocai... Sì. Il primo gioco a cui giocai, che era Alex Kidd, era per Sega Master System 2. Tra l'altro era pubblicizzato da Jerry Calà. Mm. Una roba incredibile. Sì, sì, no, devastante. Ma esiste lo spot tipo su YouTube? Sì, dopo te lo faccio vedere. Era comunque un gioco che aveva dei testi in inglese. E io, per dirti, a 8 anni mi infottai, ma male. Io dovevo assolutamente sapere, capire. E io mi ricordo che i miei... cosa tenerissima, per un compleanno, per un Natale mi regalarono un vocabolario d'inglese. Però io effettivamente mi misi lì a tradurre e io mi ricordo questa cosa assurda che tipo quando stavo in quarta elementare mia madre venne chiamata e gli chiesero scusi, ma perché sto ragazzino sa l'inglese? E comunque era il 94. Quanti anni avevi? 9. Cioè, sa l'inglese, poi ovviamente non ero Wordsworth, sì, però comunque non ero Coleridge, però comunque sapevo l'inglese. Il bisogno di conoscere ciò che il gioco mi voleva comunicare al di fuori di quello che vedevo, al di fuori di quello che dovevi fare nel gioco, nel caso di Mario era letteralmente zompare su dei funghi, è una cosa che effettivamente mi ha cambiato la vita, veramente. Anche il motivo per cui... faticosamente ho cercato e sto cercando di intraprendere anche una carriera professionale, perché ho scritto The Textorsis, come abbiamo visto in prima puntata, però ecco, sicuramente non sarà l'ultimo gioco che scrivo ed è una cosa alla quale per me è tremendamente importante capire come narrare e come comunicare attraverso i videogiochi. Per me è una bomba, un po' è un viaggio molto simile a quando si legge un manga. Cioè alcuni videogiochi mi trasmettono la stessa roba, no? Cioè, sì, quindi sì. Dici, vabbè, sto leggendo una storia di un tizio che deve andare a fare il classico viaggio dell'eroe, eccetera, eccetera. In realtà poi cioè, ti comunica delle cose che non si fermano soltanto a il viaggio devi uccidere quello. Quindi Chiaro. Sì, assolutamente, però secondo me lo capisci molto dopo. Ma anche almeno perché, io l'ho capito molto dopo. Ma anche perché il viaggio dell'eroe sono 4.000 anni che ce lo raccontiamo, se abbiamo ancora delle storie valide vuol dire che sto viaggio dell'eroe in qualche modo l'abbiamo rinnovato. Io penso che ci siamo comunicati tutti. A questo punto farei entrare Fabio Kenobit Bortolotti e Andrea Babic. Benvenuti, io sono veramente euforico, come se lo dico all'inizio di ogni puntata. No, però so, effettivamente molto contento di avervi qui, ci tenevo particolarmente a una puntata, come dicevamo all'inizio, a cui tengo veramente tanto e parliamo di una cosa molto interessante e non scontata, perché oggi la narrazione nei videogame è comunque arrivata... tanti videogame hanno tanta narrazione dietro, vediamo insomma i titoli più grossi che possiamo andare da The Witcher fino all'Horizon, insomma. E, però insomma non tutta è veramente ingiocabile, non tutta è veramente sperimentale. Ma tanto voi chi siete? Chi sei Andrea? Io sono Andrea Babic. Andrea Babic è, posso dirlo, sei il narrative director di tutta Ubisoft Italia o solo di Mario Rabbids sparso a voi? Di tutta Ubisoft Italia, quindi del brand Mario Rabbids. Quindi vorrei mostrarvi questo Mario Rabbids. Non parlerò di narrativa, ma è un gioco decisamente interessante, soprattutto per un motivo. Prevede uno stile di gioco, non andiamo a parlare di narrativa qui, ma prevede uno stile di gioco che è uno strategico a turni, sia a turni che non a turni.
Il che è molto interessante per un gioco Nintendo. Però appunto mi dicevi Andrea che sì, sì, Nintendo ne ha provate così tante che sì, erano felicissimi perché era qualcosa che non facevano con Mario da tanto tempo in questo modo, quindi gli piaceva l'idea di una gestione a turni. E comunque un po' di narrativa c'è sempre già nel gameplay, perché poi lo vedremo in dettaglio. Ed è una cosa estremamente interessante quella di narrare tramite il gameplay in opposizione spesso alla narrazione testuale. Ma adesso ci arriviamo, ma una domanda, siccome professionalmente non sono probabilmente dedito come te, però mi piacerebbe lavorare in maniera più approfondita nel mondo del narrative design, chiamiamolo così. Mm-hmm. Come ci sei arrivato? Tu che percorso hai fatto? In realtà prima sono stato giornalista videoludico, mm-hmm, quindi per le testate specializzate, poi sono diventato game designer, mm-hmm, quindi sono andato proprio alla radice di quello che è la creazione del sistema di gioco, le regole del gioco, e poi da game designer mi sono spostato, mm-hmm, nella narrative, che di fatto è una branca del game design, certo, perché senza un buon dialogo tra il game design, tra il gameplay puro e l'aspetto testuale, narrativo, anche in senso lato, non si riesce a tenere insieme il gioco. Quindi certo, in realtà secondo me il mio consiglio, come mi dicono, ma devo saper scrivere, devo saper fare, esatto, sceneggiatura, sì, tutte queste cose servono, aiutano, sono la condizio sine qua non, insomma, certo, però la verità è che bisogna capire molto bene che cos'è il game design. Cioè, ma bisogna saper programmare? No, non è necessario per fare il narrative designer, okay, sicuramente bisogna saper parlare con, certo, tutti gli altri team costantemente, certo, e quindi capire la lingua degli altri, ma non per questo saperla parlare in maniera chiaro, cioè il codice, queste cose qua, no. Questo per me sono nozioni di un'importanza enorme, perché ho fatto tanta ricerca e ho sempre avuto un po', perché io di base sono, mi definisco autore e sceneggiatore. Autore quando faccio cose tipo ingiocabile, sceneggiatore quando scrivo magari qualcosa per la TV o per il cinema, però ho sempre avuto ho sempre pensato, non so se è il campo che fa per me, perché comunque io non di game design in realtà nel corso degli anni ho appreso veramente tanto, però di programmazione no, e quindi questa cosa che mi dicete mi rincuora. No, ma può servire sapere fare un po' di scripting leggero, essere comunque dentro un engine, ma queste sono, mm-hmm, tutte cose che conosci molto bene. No, cioè, scripting, però posso impararlo, non è mai troppo tardi. ma è veramente più che altro capire la logica con cui inserire i propri dati, certo, non è programmazione. Chiaro, tipo compilare un JSON, io lo so fare. Io no, quindi vai, tranquillo. Ma perché quando c'è un'azienda molto grande, uno studio molto grande, hai altre persone che lo fanno. Agli schiavi, certo. Non potrei mai, però in realtà è molto più figo secondo me romanticamente avere più controllo, essere in un team piccolo in cui sei quasi costretto a saper fare un po' più cose. Chiaro. Cioè oltre al romantico è una figata, perché è un controllo sull'esperienza, sull'autorialità di quello che stai facendo, che è molto più grande. In tanti è bello per altre ragioni, per la potenza di fuoco che puoi generare, certo, con la tua storia e fare il mini colossal, ma perdi quella cosa lì, quindi certo, è necessario in un certo senso. Esatto. Fabio, invece tu sei un traduttore, ma sai che tu lo sai che io mi sono masterato in traduzione informatica. Ma veramente? No, ti pare che non lo sapevi? Io ho fatto lingua all'università e poi ho fatto un master a Milano in traduzione informatica. Ti giuro. Che figata. La cosa bella è che nel master mi facevano tradurre i manuali di istruzione dei distributori, quelli sotto la metro. Però comunque qualcosina l'ho fatto, ho tradotto insieme a Riccardo Lausday, che forse tu conosci, e qualche lavoretto me l'ha passato lui, e ho tradotto mi sembra Medal of Honor per 360, qualcosina, ma non tutto io ovviamente. Quindi hai tradotto quella grande selezione di battute che dicono granata, esatto, bomba, esatto, in buca, e ogni volta diverso perché... E se no ero uguale a quella, certo, prima. Io quando faccio, vabbè, questo non sarebbe un discorso, ma quando traduco i cosiddetti battle chatter, che sono variazioni infinite degli stessi tre concetti, ossia occhio che c'è una bomba, sto lanciando una bomba, mi serve un caricatore e possibilmente non spararmi sulla schiena. Certo. Ci sono migliaia e migliaia di parole che devono essere
stesse battute fatte in maniera lievemente diversa, e quando traduco quello voglio morire. Pensa quando quelli lo vanno a doppiare, che lo devono doppiare con delle intonazioni diverse, se no sembra un robot, capito? È purtroppo il mondo dei, tanto localizzatori, perché la localizzazione, come hanno fatto due palle così al master, non è la traduzione. Sai che secondo me quella è la definizione, l'idea platonica della pippa mentale. Io dico, cioè, tradurre, anche tradurre, cioè, perché tradurre è localizzare. Sì, perché il discorso che si fa spesso è: no, tradurre è un conto, localizzare vuol dire anche adattare alla cultura, al luogo, al, certo, al paese di arrivo. Ed è insita nella traduzione. Ma è insita nella traduzione, chiaro. Cioè, se no hai fatto una traduzione scadente. Certo, se non hai, se no ha fatta Google Translate. Esattamente. E tra i giochi che tu hai tradotto, insomma, sono numerosi, hai tradotto anche Thimbleweed Park, che comunque, mai detto che hai tradotto Sonic Frontier, una roba devastante. Ma vedo che sei un buon gustaio. Che è, un che è perfetto per ingiocabile. Però tu mi hai detto, guarda, io vorrei decisamente mostrare questo gioco qui, che è The Return of the Obra Dinn, che mostriamo e commentiamo. Assolutamente. Beh, questo è un gioco, è un enorme cluedo fatto da una sola persona, che è Lucas Pope, lo stesso di Papers, Please. Mm-hmm. E in questo gioco tu devi semplicemente capire cosa è successo su questa nave, mm-hmm, e vedi l'ultimo momento di vita di una persona, cioè tu vedi solo questo fotogramma. Sì, tu hai questa specie di orologio. Hai un orologio, okay, che ti fa tornare all'ultimo momento di vita di una persona e senti prima anche dei dialoghi, ma tu vedi l'ultimo fotogramma e devi capire, tu alla fine devi compilare un registro. Sì, un registro. Sì, Dal dei tali è morto così in questo contesto qua. Certo. Questo gioco erano 4.000 parole, che erano veramente pochissime. Sì, 4.000 parole è un lavoro, giorno. È un lavoro volendo di un giorno. Certo. E ci ho messo più di una settimana perché queste pochissime parole avevano un peso gigante, perché in un cluedo, mm-hmm, la differenza tra, certo, è morto stritolato, oltre al fatto che c'era una grammatica per stritolato, stritolata. Certo. Bisognava fare in modo che queste frasi quadrassero sempre. E di questo sono proprio molto contento, anche perché il gioco è bellissimo. Io ho avuto accesso a una cosa che non c'è nel gioco, perché tu quando vedi quell'ultimo fotogramma senti prima che si dicono delle cose, mm-hmm, affinché io potessi, e tu però non hai idea di esattamente cosa sta succedendo e come, anzi devi cercare di capirlo. Io invece per avere modo di non fare errori in quel caso avevo il copione, mm-hmm, scritto da Lucas Pope, dove io sapevo esattamente cosa stava succedendo. Vabbè. E quindi, ah, okay, io traducevo con una consapevolezza, cioè, che avevi, tu giocatore non la puoi storia avere dritta, tipo, esattamente, avevi la storia, così almeno sapevi grosso modo di che cosa si stava parlando. Guarda, per organizzare, diciamo, questa chiacchierata, io ho proposto una cosa. Potevamo disporre i titoli su due assi. Uno che è quello temporale, giustamente, perché comunque, come scopriremo anche adesso, tutti i giochi hanno cercato di narrare, tranne Pong forse, o tranne Space Invaders narrava qualcosa. Space Invaders, mamma mia, se narra qualcosa. Ha voglia. Narrava sicuramente qualcosa, però i primissimi esperimenti a livello temporale erano fortemente testuali. Ok, quindi la seconda asse sulla quale abbiamo provato a concentrarci era quella della testualità, cioè come viene comunicato quello che vuoi comunicare, tramite una scritta, tramite delle parole o tramite qualcos'altro. Zork è letteralmente un text game. Sì, è quella che si chiama interactive fiction, la chiamano in inglese, cioè proprio un genere videoludico dove non potevi in nessun altro modo mostrare, spiegare, far fare al giocatore delle azioni così complesse e dare delle descrizioni così vivide se non tramite il testo. Non potevi avere immagini che sostenessero qualcosa del genere. Quindi tutto era dato col prompt di comando, con comandi molto semplici, con quello che si chiama parser, quindi una struttura, una grammatica che permetteva di comunicare con la macchina, e andare avanti così, per tentativo ed errore spesso. Però c'era una cosa molto figa, il gioco effettivamente recepiva e interpretava quello che tu gli scrivevi, nel, sì, senso pick up oggetto. Non era scontato, secondo me, anche perché i giochi, come poi ha fatto Monkey Island ad esempio, che ha conferito un'interfaccia grafica, una cosa del genere, tu avevi il set di 9 azioni. Beh, ma guarda, sempre quelle.
se guardiamo Put Painting in Case, mm-hmm. è l'esempio di come Monkey Island sia nato come evoluzione di queste certo. frasi, perché tu in Monkey Island avevi il verbo mm-hmm. e poi puntavi e poi magari avevi anche un altro complemento e formavi una frase. Chiaro, use monkey on usa scimmia con idrante. quello sarà una storia incredibile, che poi ma sai perché è vero? Monkey Ranch. Che in sì. italiano è la chiave a pappagallo. Sì, ma tu lo sai che io, ma pensa io che per anni ho detto, ma questi perché mi hanno fatto attivare un idrante con una scimmia? Sono dei drogati, sono dei pazzi. In realtà probabilmente sì. E in realtà, al volo, come avresti tradotto in italiano? Allora, avrei... Così, proviamoci. Una domanda qui sono... Grazie per avermi fatto questa domanda. Aspetta, però spieghiamo cos'è, perché sennò la casalinga di Voghera non ci capisce. C'è una parte in Monkey Island in cui tu ti serve una chiave inglese per attivare un idrante e la chiave inglese non ce l'hai e usi la coda di una scimmia. E questa cosa apparentemente sembrava completamente priva di senso. Era un gioco di parole e quindi si risolveva tramite la traduzione. Esattamente, in un certo senso. La soluzione è che la parola inglese per la chiave a pappagallo mm-hmm. è Monkey Ranch, come dire, la chiave della scimmia. Mi sono fatto tantissime volte la domanda di come l'avrei tradotto e ci sono varie possibilità. l'unico modo innanzitutto sarebbe stato parlare con il game designer, Ron certo. Gilbert. Ron Gilbert si è pentito più volte, ha detto quello è l'enigma peggiore che ho fatto, perché non funzionava solo in inglese. Potevi usare, secondo me, la descrizione testuale dell'oggetto mm-hmm. e mettere un hint italiano okay. apposito lì, tipo che poteva essere usata come sì almeno qualcosa di criptico, tipo questa scimmia ha la faccia da pappagallo, oppure qualunque cosa in quella direzione che portasse, oppure questa scimmia ha una coda, mi sta parlando inglese, cioè questa comunque diventava complesso pure era in quel comunque caso, Cioè, a onor del vero, era un enigma criptico anche in inglese, perché c'era un salto logico. La chiamavano un po' la Moon Logic, la logica della luna. Certo. Certo. Ma questa roba qua è veramente figlia delle avventure testuali. Totalmente. Cioè, il fatto che l'avventura testuale aveva questo grandissimo problema di una larghezza semantica assurda. Cioè, quello che tu vedevi più spesso sullo schermo era I don't understand. Perché mettevi una combinazione che non era prevista, certo. di verbo, oggetto, complemento, oggetto. Quindi lui non sapeva cosa fare. Monkey Island fa esattamente questo, crea dei bivi in cui il giocatore sa che può prendere un determinato oggetto tra quelli che riesce a capire sulla scena, che di solito, a meno che non ci sia il famoso pixel hunting per trovare l'oggetto giusto, chiaro. È abbastanza riconoscibile, li vedevi, e lo associavi con i verbi di cui disponevi. È quasi modulare, se ci pensi. Assolutamente. No? Cioè, il modulo dell'azione... E il modulo dell'oggetto, e poi se dovevi utilizzarlo con qualcos'altro c'era il modulo degli oggetti a schermo con i quali potevi interagire. Esatto. Tra l'altro, io volevo solo dire una cosa. Prego. Le avventure testuali, recuperatevele, perché sono bellissime. Ma tipo sono... Zork? Allora, più che Zork, che no, è bellissimo anche Zork, ma io se dovessi consigliarne una, perché poi era stato un genere che aveva fatto grande successo e quindi aveva attirato grandi scrittori. Mm-hmm. C'è Bureaucracy, che è scritto da Douglas Adams, quello della Guida Galattica, ed è un gioco incredibile, sì. fenomenale sulla burocrazia. Puoi morire di infarto, puoi morire di crepa cuore per l'ansia che ti crea la burocrazia. C'è un altro gioco moderno in cui puoi morire di crepa cuore, ma ne parleremo dopo. Tu pensa che il gioco inizia e tu devi compilare tutto un modulo, ti chiede se sei maschio o femmina, ti chiede come sei di nome, e la prima cosa che fa il gioco è chiamarti con il genere sbagliato. Tu gli hai compilato così, signora Fabio, buongiorno. Fantastico. Andando avanti però, poi a un certo punto sono cominciati a uscire tutta una serie di... chiamiamoli platform, dai. E voi mi avete menzionato Bubble Bobble, Wonder Boy, ma anche stupidamente Mario, che una storia comunque la raccontavano, però la testualità comincia a venire meno. Effettivamente in Mario che c'è? Cioè, Mario, grazie per avermi liberato, la tua principessa in un altro castello, e basta, c'è stato tipo solo quello. Però comunque una storia la racconta. Altri titoli che mi avete menzionato erano... Wonder Boy Monster Land, ma anche Bubble Bobble. Bubble Bobble, vabbè, noi con Bubble Bobble... In scimmia perenne con Bubble Bobble, ma perché...
Cioè, il fatto è questo: i giochi cominciano a differenziarsi in generi. Mm-hmm. Quello che fa l'adventure testuale su un lato, l'adventure punta e clicca, altri binari delle possibilità diventano pura azione. Mm-hmm. Guarda, ti tolgo la possibilità di andare così in dettaglio con una descrizione, ma guarda, non hai più turni, vai dritto, sei mm-hmm. costantemente in controllo. Gli arcade, questo genere, appunto, questo termine ombrello, sono i platform, ma anche Space Invaders, tutti i giochi in cui giochi direttamente, la storia te la raccontano mentre tu ti muovi, mentre tu ti controlli. È un canovaccio piccolissimo, dato dalla grafica, dato da una mini intro, data da Your Princess is in Another Castle, mm-hmm. che ti danno delle coordinate, ma per resto tutto il piacere è indirizzato in quella direzione. Bubble Bobble, quello che vuole raccontarti, è una storia di amicizia tra i giocatori. Te lo dice proprio alla fine, ma devi arrivare alla fine. Ma prima, quando tu arrivi al centesimo livello e lo finisci, lui ti fa capire che solo giocando in due, cioè a due giocatori, puoi vedere il vero finale del gioco. È un po' come Double Dragon, pure era così, che però era l'inverso, perché inverse. Alla fine dovevi combattere, no? Il fratello. Ma con in più un layer incredibile proprio di testo, nel senso che se tu finisci Bubble Bobble da solo e ti dici ok, questo non è il vero finale, c'è la musica del finale ma in chiave minore, mm-hmm. questo non è il vero finale, è un gioco sull'amicizia, eccetera. Bubble Bobble, okay. Sì. Se tu arrivi al 20° livello senza morire, mm-hmm. che era una cosa non facilissima ma che in sala giochi a un certo punto ogni tanto succedeva, ti si apre un portale, o meglio appare un portale in un punto molto scomodo dello schermo. Se tu lo vai a prendere, ti trovi in questa stanza piena di diamanti, tantissimi punti, ma sotto c'è dei simboli che però capisci che sono, si vede che sono un alfabeto, e in sala giochi quella roba lì dura pochissimo, cioè non hai tempo, non avevi gli smartphone in sala giochi, non fai la foto, così. Succedeva però e vedevi, capivi che c'era del significato. Vuoi spiegare tu com'era, cosa c'era lì dentro? Sostanzialmente in diversi livelli segreti nell'arco del gioco tu avevi un alfabeto criptato che dovevi capire che ad ogni simbolo corrispondeva una lettera. C'era la cifra in alto. Esatto, ricostruire dei messaggi segreti che di fatto ti servivano poi a decodificare un codice da inserire nel coin-op prima di cominciare la partita muovendo il joystick e pulsanti, che ti permetteva di vedere il vero finale del gioco, cioè di accedere a una versione alternativa del gioco che ti portava al vero finale. Cioè tutto questo layer di testo nascosto è una delle chiavi della testualità nei videogiochi. Sembra sempre che l'ammazzano, ma in realtà continua a sgusciare. No, esattamente. Però è degno di nota il fatto che a un certo punto siano dovuti scendere a compromessi con questa cosa, cioè dicendo ok, dobbiamo raccontare una storia non tramite la testualità esplicita, ma magari mettiamola nascosta, ma magari ci torniamo dopo, sempre su questo della testualità nascosta. Abbiamo visto per adesso dei titoli insomma abbastanza datati, però ci siamo resi conto che ricorrere alla testualità almeno inizialmente era una necessità in un certo senso. Andando avanti con i tempi, noi abbiamo insomma scoperto la possibilità di raccontare anche tramite il gameplay, tramite l'atmosfera, tramite il setting. Cioè un gioco che secondo me da un punto di vista narrativo è molto interessante, che è Dark Souls e i Souls-like. Che a Fabio non piacciono, lo puoi dire, non ti preoccupare. Faccio coming out, però, non mi piacciono i Souls-like. No, io invece sono piuttosto fan, ma ne parliamo da un punto di vista narrativo perché? Perché fondamentalmente riescono a comunicare in maniera estremamente efficace, anche senza la testualità, quindi tramite le atmosfere, tramite il level design da un certo punto di vista. Anche tramite la bellezza o comunque come rendono visivamente alcuni ambienti comunica tantissimo, ma poi parliamo quasi di narrazione ibrida perché c'è un sottosuolo di lore, che per sempre per la casalinga di Voghera la lore è tutta la conoscenza che si ha di un dato argomento, viene da folklore se vogliamo, cioè tutto un substrato di lore che è estremamente espanso, è estremamente approfondito. E diciamo con Andrea che probabilmente ha una motivazione quasi, viene da una necessità produttiva probabilmente, sì. Questa cosa, sì. Il fatto è che già dà già così tanto Dark Souls nel suo mondo, nella costruzione del mondo, nella costruzione del livello, negli asset grafici banalmente che ci sono dentro, in rapporto al team di produzione, al tempo che hanno, che pensare anche di andare a esplorare in maniera visiva una serie di informazioni, di nozioni, descrizioni di armi, di situazioni, cose che sono successe nel mondo di gioco prima che tu cominciassi a giocare,
che sarebbe infattibile cercare di fare tutto, di realizzare tutto, di fare in 3D tutto, ma non avrebbe proprio senso, perché spaccherebbe il ritmo del gioco. Cioè, il ritmo del gioco è tutto sul gameplay. Se tu che stai per morire in qualsiasi momento e poi sei morto e devi correre e recupera quella roba, cioè è un ritmo che è troppo delicato, è troppo simbiotico col level design puro. Chiaro. Sempre. Quindi questa cosa qui fa sì che ci sia questo layer in cui poi, se vuoi, cioè la quantità di testo è infinita da leggere, ma in fondo è come la realtà. Se io una volta volevi sapere qualcosa sull'Amazzonia non ci potevi andare, cioè andavi in biblioteca, ti guardavi i libri, ed era un layer reale, vivo, della tua vita, fondamentale per darti informazioni. Cioè il testo come fornitore di informazioni resta particolarmente figo, ecco. Cioè non certo. Tanti giochi abbiamo parlato, ma anche recentemente God of War Ragnarok, che secondo me è comunque un bel gioco, ricorre molto spesso a un approccio cinematografico per narrare, cosa che Dark Souls non fa assolutamente. Cioè lo fa solo quando ti presenta i boss, ma sì, perché so, coattissima, la devo... quello sì, quello c'è sta, però per narrare no. Io amo i videogiochi quando non giocano a fare il cinema, nel senso, no, che io quello penso sì, che quello sì, quello è qua, perché c'è stata tutta questa fase, visto che abbiamo l'asse storico, c'è sì, stata comunque anche nell'ambito della narrazione, c'è stata una corsa, un'invidia del videogioco nei confronti del cinema. Sì. Più siamo andati avanti, e anche grazie in passato a delle menti visionarie, abbiamo anche trovato approcci nel quale il videogioco può raccontare delle cose che il cinema non può, nel senso, il videogioco ha, grazie all'agenzia che dà al giocatore o alla giocatrice, permette di raccontare storie con dettagli, con prospettive, con input che il cinema non ti può dare. E quindi io amo il videogioco quando non abusa dei meccanismi del cinema, come appunto le scene di intermezzo, le cutscene, le cinematiche, come vogliamo chiamare. Bravo. Mi interessava questa cosa qua che hai detto, non abusa, perché la verità è che con gli anni 90, col potere infinito dato dai CD-ROM, dalla multimedialità, cioè non erano in grado, ma è normale, la maggior parte degli sviluppatori, di miscelare bene questa multimedialità. Quindi se avevi i testi, poi di colpo i full motion video, mettere assieme sta roba, cioè sembrava impossibile, certo, sembrava che cozzasse, venivano fuori dei mostri terribili. Sì, sì, sì. Mostri terribili che noi ci occupiamo molto di retro gaming, abbiamo un canale insieme che è Kenobisboch. Sì, sì, no, ne volevo i mostri parlare. Terribili, secondo me, sono delle bombe di significato e delle capsule culturali incredibili. Ci sono dei giochi narrativamente e anche ludicamente ridicoli, invecchiati malissimo, che sono da giocare o comunque da scoprire, perché nei loro errori raccontano tantissimo di un periodo e di tutto il contesto culturale che avevano intorno. E l'era dei full motion video, secondo me, sì, è incredibile. Sì, sì. Ne facevano grande uso i primi titoli Squaresoft di quella roba. Però lì, capito, era figo quando lo vedevi, era incredibile. Certo, wow. Capito? Sì, sì. Però, ad esempio, faccio questo esempio, io la penso esattamente come te. Però recentemente quel genere lì l'ho riscoperto, la Uncharted, l'ho riscoperto come piacere, tipo la sera in cui tu vuoi vedere il film in cui spacchi tutto. È uguale, ti fai una partita Uncharted, secondo me è un modo che a me non piace di narrare, ma è un modo di narrare, un modo cinematografico. Io, essendo anche in parte sceneggiatore, spessissimo mi hanno chiamato a parlare del rapporto tra cinema e videogame, e loro rimanevano tremendamente delusi quando io gli dicevo: guarda, secondo me non dovrebbero interagire più di tanto, perché sono dei media diversi, ero super male. Però ha un'utilità. A me Uncharted 4 è piaciuto. Ma è divertente. È sicuramente meglio giocare Uncharted 4 che guardasse i Guardiani della Galassia 2. Cioè, capito che intendo? È lo stesso tipo di la esperienza. La ficella l'hai messa molto in basso, No, certo, veramente. No. Per favore. E l'hai messa anche in alto, nel senso che comunque Uncharted lo fa ma bene. Sono passati 20-25 anni dai quei primi tentativi che erano inevitabilmente goffi. Adesso anche God of War, minchia, cioè sì, veramente, assolutamente, lo fa veramente bene. Quindi è come dire: ah, tutti i film Marvel sono brutti. E no, dipende se cosa ti piace, cosa cerchi, eccetera. Poi tra l'altro sui full motion video faccio un fuori programma, perché c'è un gioco invece moderno che si chiama Her Story, la storia di lei, fatto interamente sui full motion video. Madonna, quello e tu è un gioco in cui tu guardi delle VHS, di fatto, di delle testimonianze, ti devi fare un'idea su una storia. Ma sai che è uscito non il seguito, il nuovo gioco di loro, e pare sia un cavolo. Io non l'ho giocato, pare come sia si chiama? Un cavolo, non mi ricordo.
Me ne ha parlato Alessandro Redelli e Ruggero Melis, che sono tra l'altro regista e sceneggiatore di Game of the Year, documentario sul mondo dei videogame italiano. Pare sia un cazzo di capolavoro, non so se si può dire in tele su Rai 2. E... però pare che sia proprio un capolavoro. Non mi stupirebbe, perché Her Story era proprio... ma perché? Perché non è semplicemente il full motion video a livello zero, ma è ok, possiamo mescolare in un videogioco l'idea che tu stai guardando delle VHS, delle testimonianze video, quindi nel però, gioco però tu sei all'interno esatto. del gameplay, esattamente. Capito? Non è un appendice del gameplay. Ma infatti esatto. l'asse del tempo in questo discorso che stiamo facendo io lo trovo incredibile, perché il videogioco accumula mezzi e tecnologie certo. negli anni. All'inizio magari non li sa tanto usare, ma queste tecnologie poi, questi non sono tecnologie, sono frecce certo. che tu sono hai strumenti. A livello, sono strumenti certo. e a volte tornano, perché appunto cose che nascono magari per esigenze tecnologiche, come un'avventura testuale, o comunque come, o che nascono per occasioni tecnologiche come il full motion video, poi a distanza di anni possono essere riprese, rimaneggiate chiaro. Raccontare con maturità delle cose fenomenali. C'è un gioco che volevo mostrarvi, che è Papers, Please. È un esempio di narrazione sia testuale, perché comunque è fortemente testuale, ma comunica in maniera estremamente efficace tramite il gameplay e tramite l'atmosfera, perché parla di questo paese immaginario che è Arstotzka. Un paese del blocco sovietico, quindi uno di quei paesi che non erano Unione Sovietica, ma erano sotto l'ombrello di... E ovviamente si ritrova in momenti di subbuglio civile a dover chiudere i borders, chiamiamoli così. E tu sei, come si dice, un colletto ufficiale bianco, un ufficiale di frontiera. E di base il gioco, dicevo, che è fortemente testuale, perché quello che fai principalmente è confrontare passaporti con il manuale. Manuale che genialmente diventa sempre più complicato. Esatto. E diventa scomodo, cioè il gameplay sì. è la scomodità della burocrazia. Cioè c'è questa... cioè, racconta così tante cose anche con il gameplay, che appunto è questa burocrazia che diventa sempre più complicata, e ne capisci quindi l'assurdità per certo. certi versi, e diventa proprio scomodo. Hai così tanti elementi che devi riarrangiarti, devi riorganizzarti la scrivania e devi spostarti le cose, ed è scomodissimo, e al tempo stesso fai questo lavoro che è il lavoro di chi decide chi passa e chi non passa. Si fa tanto parlare del libero arbitrio nei videogiochi e della sì. scelta, e spesso le scelte sono A, esito A, esito B. Mm-hmm. Papers, Please, con questi pochissimi elementi, ti mette in mano delle scelte struggenti, mm-hmm. potentissime, mm-hmm. che tu paradossalmente metti tutte in atto con un timbro. Timbro o non timbro, è tutto quello che cambia, tutto quello che fai passa attraverso questo timbro, e fai delle scelte di una portata morale incredibile. Posso dire una cosa? Secondo me siamo abituati, in altri giochi siamo abituati ad avere delle scelte in cui una cosa che fai è giusta e una cosa che fai è sbagliata, in maniera dicotomica, anche un po' senza senso secondo me. Fare una scelta in Papers, Please non è mai totalmente giusto e non è mai totalmente sbagliato, perché se tu fai entrare qualcuno e fai il gioco del regime, in questo caso, a fine giornata pigli la paga, però magari quel personaggio ti serviva a farlo passare per una cosa che succede dopo. Ci sono delle sfumature mm-hmm. che secondo me in ottica mm-hmm. narrazione e videogioco sono una dimostrazione delle potenzialità enormi del game design, in collaborazione anche con il testo, certo. della potenzialità narrativa del videogioco. Cioè Papers, Please è più potente di tantissimi film sul certo. blocco sovietico. Quando arriva il vecchio, quello che arriva sempre, senza passaporto... Fantastico! E tu non lo fai passare, ti senti uno stronzo, però a fine giornata, quando grazie al rifiuto di quello là ti pigli 10 rubli di più per far mangiare tuo figlio, allora dici, guarda, sono stato stronzo, ho fatto una cosa che poteva... Era chiaro che ti faceva pietà quel vecchio che voleva entrare, però ho preso questa scelta... Ma perché anche io sono parte di questo meccanismo narrativo, per cui la schermata alla fine di ogni livello, di ogni giornata, in cui ti fa il conto dei tuoi familiari, chi è vivo, chi ha fame, chi è malato,
non ha tantissimo impatto sul gioco, a meno che non ti muoiono tutti, mi sembra. Però te serve a te moralmente. Ha un impatto emotivo, esatto, gigantesco. Esattamente. Cioè sono tre parole messe in croce, ma ti dà un... Cioè, quando tu a un certo punto capisci... Perché non succedono cose bruttissime subito. Però a un certo punto tu capisci che ti troverai probabilmente a fare la scelta se comprare le medicine al bambino o usare il riscaldamento. Sì, sì, sì. E quindi o muore il bambino o muore la nonna. E- sì. Oppure fai lo stronzo e ti fai corrompere... Così e c'hai salvi capre cavoli, esatto, cioè. Però ma il fatto è che questo gioco, come tanti altri, è grande perché è un master di poche parole, cioè è un master di un GDR che però ti dice pochissime cose e ti lascia a te di fare la costruzione del tuo ruolo, perché appunto tu puoi essere uno stronzo, ma sei veramente uno stronzo se stai difendendo la tua famiglia? Sì, no, chi decide? Dio? Cioè... Nessuno, cioè in realtà nessuno decide la morale umana, che è una cosa ancora al di sopra di noi, pensa quanto è al di sopra dei videogame, insomma. Però avete citato anche Gone Home, che secondo me è anche un po' sottovalutato, posso dire, cioè ne ho sentito parlare veramente poco. Di che parla Gone Home? Allora, è uno di quei giochi bellissimi che ti buttano in un mondo di gioco senza dirti molto. Sei solo che sei una ragazza, vedi la tua valigia con il tuo nome sopra, sei appena tornata da un Erasmus tipo in Europa e torni dalla tua famiglia in America e la casa è vuota. Tu giocatore, tu non sai niente. Ci dovrebbe essere la tua famiglia a aspettarti, esatto, ma non c'è nessuno. Tu non ne sai niente, per quello che ti riguarda potrebbe anche essere un horror, tu non sai assolutamente cosa ti aspetta e... L'unico modo che hai per farti un'idea di quello che è successo e anche nel tempo stesso di capire chi è questa famiglia per questa ragazza, che rapporti ha, cosa l'ha spinta ad andare in Europa, è guardare il mondo di gioco. Quindi tu vai in giro in questa casa, che è apparentemente deserta, e decidi tu cosa guardare e quindi lo definirei un testo a buffet. Nel senso che tu puoi, non è il gioco che ti impone del testo, ma sei tu che decidi cosa guardare, cosa leggere. In questo caso io considero testo anche il parlato, cioè se tu in Gone Home fissi questo microfono, lei dice: ah, mi ricordo, questo è il microfono che mi ha regalato X. Certo. E è stupendo perché la storia si compone nella tua testa, ti fai tu un'idea. E questa storia cambia, ovviamente c'è una storia ufficiale, perché se tu metti insieme tutti gli elementi si delinea un quadro molto chiaro, ma questa storia si narra e si forma dentro la tua testa, con il ritmo che vuoi tu, e puoi approfondirla o concentrarti su questo aspetto o su quest'altro, in base a quello che ti interessa o che ti sfizia, con il tuo ritmo. Ed è una roba, certo, incredibile. Viene sempre più dimostrato che una volta che abbiamo... unlockato la testualità come strumento, abbiamo imparato poi a riarrangiarlo all'interno di diverse narrative in posizioni diverse, con funzionalità diverse, comunque con elementi che raccontano alla fine. Gone Home racconta bene, nel senso, poi quando ci ho giocato io alla fine era tutto chiaro, era tutto interessante, però l'ho giocato in maniera abbastanza approfondita, ma credo che anche se non lo giochi in maniera approfondita hai comunque tutti gli elementi alla fine per capire la storia, capito che intendo? Assolutamente sì. Beh, è un gioco che funziona a prescindere da quante cose guardi, anzi, cioè l'esperienza te la vai a definire tu. Io infatti mi sono scocciato perché sono completista, quindi a un certo punto, pur apprezzandolo moltissimo, mi sono un attimo distratto, ho smesso di giocarci. Classico. Ma c'è un finale per sì. cui effettivamente, quando hai fatto, hai visto una serie di sì. cose, sì. viene decretato un finale. C'è un dettaglio molto toccante, molto bello, che io non ti aspetti o che comunque non decifri più o meno fino alla fine. Potentissimo, molto bello. E io ho pensato: ok, di questo tipo di storia, che okay, è successa questa cosa, esattamente. E ho pensato: questo è un modo incredibilmente potente e bello ed efficace di raccontare questa storia. Questa stessa storia raccontata in maniera più lineare o più tradizionale, con un libro o con un film, non sarebbe stata altrettanto efficace. Certo, sarebbe bellissimo arrivare al punto in cui un gioco, il medio, è così maturo da non avere neanche una fine. Cioè, da lasciare che sia il giocatore a decidere quando
è finito, quando lui ha tutti i dettagli che vuole sulla storia, ma non c'è un timbro che ti dice... Beh, Her Story, in quell'ottica l'abbiamo già citato, Her Story finiva con hai capito? Non hai capito? Chi lo sa? Non è bene. Che sono io a dire, cioè Her Story non ti dice alla fine se hai capito tutto. Beh, ad esempio c'è Dragon Quest 11 che è comunque un normalissimo JRPG anche a livello narrativo, però c'è sta cosa, praticamente tu finisci il gioco, è circa due terzi, a due terzi del gioco, roll credits, finisce il gioco, la trama principale viene svolta, tu sai tutto. Poi se tu vuoi essere un po' più completista, insomma approfittare del replay value, ma c'è una parte di trama ma proprio corposa in più, potrebbe pure essere che tu ti fermi lì e la trama la sai fino a quel momento, non senti l'esigenza né di andare avanti col gameplay né di scoprire nuove cose, e per te Dragon Quest 11 finisce là. In realtà no, in realtà c'è tanto altro, quindi parzialmente... Beh, mi viene in mente questa cosa. Però è molto interessante quello che fanno, perché c'è un certo, non voglio fare spoiler, però c'è un certo personaggio che, c'è un evento scioccante durante la trama del gioco, sì, su un certo personaggio, e in, sì, realtà il side content post game ti permette di rettificare una cosa, sì, che ti aveva scioccato completamente. E poi noi JRPG fan abbiamo il trauma di Iris, quindi, esatto. Quindi ogni volta stiamo lì con le mani tra i capelli. È vero. Un trauma generazionale. A me, beh, fa morire perché devastante. È un trauma generazionale. Trauma Iris devastante. È un trauma generazionale. Trauma devastante. Immagino, sì, che tu abbia una situazione in cui potresti farla rivivere, però con una storia che ha senso, esatto, e con una logica. E non quel Game Shark come, esatto, si faceva su Final Fantasy VII. Per chi sta a casa, non sa chi è Iris, in due parole immaginate un gioco che ha quattro personaggi, tutti con i loro asset, le loro magie, le loro animazioni, le loro mosse, tutto quanto. A un certo punto uno, tanto dopo, alla fine del primo atto, alla prima svolta, muore uno di questi personaggi per sempre. Non è che muore ma poi ritorna, ma non ero morto. Cioè questi si sono fatti un personaggio, l'hanno fatto bene, e poi alla fine del primo atto l'hanno strappato via, hanno detto mo continua senza. Final Fantasy VII ha stuprato la mente di tantissimi della mia generazione. Andando avanti, volevo parlare di una corrente di giochi abbastanza moderna. Non so se poi possiamo arrivare a trovare dei giochi anche un po' più vecchi che hanno fatto questa cosa. Cioè, giochi che hanno una narrazione, ma una narrazione tanto completamente priva di qualunque forma testuale, qualunque forma comunicativa, ma soprattutto... senti che c'è un intento da parte di chi l'ha fatto di raccontare qualcosa, ma non si sa bene cosa. Journey. Raccontare tantissimo dicendo zero. Secondo me quella apre anche una dimensione bellissima, perché da un lato una parte del in questi casi una parte del messaggio è chiara, perché ovviamente di Journey, anche solo il titolo, quello che succede, è abbastanza chiaro che si parla di un ciclo della vita o di qualcosa di simile. Ma poi tutto quello che c'è intorno, ce lo metto io, ce lo metti tu. Io amo parlare di videogiochi e niente mi dà più gioia di parlare di un videogioco e dire ok, e tu cosa ci hai visto? Assolutamente. E io, sì, cosa ci ho visto? Sì. E quello è una narrazione non oggettiva, di fatto, una narrazione personale, una narrazione bellissima. Ci vuole, sono dei giochi, secondo me, che hanno una grande classe. Oltre a Journey ti citerei anche Flower. Sì, sì, sì. Però effettivamente Flower però non è narrativo. Flower è narrativo? Totalmente, secondo me. No, non lo so. Beh, io forse l'ho giocato e non me ne sono reso conto. Però la narrazione di Journey mi è sembrata un po' più chiara. Vabbè, no, certo. No, 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 assolutamente. È più archetipica, come dicevamo prima. Sì. Cioè, comunque sì... capisci a quale viaggio dell'eroe sta andando a parare, sì, a una certa ciclicità. Cioè, c'è questo fatto incredibile che noi abbiamo puppato talmente tante storie da tutti i media possibili nella nostra vita, che le nostre competenze pregresse ci aiutano con i videogiochi in una maniera fortissima, dove noi siamo messi interattivamente a spostare il mondo, a far andare avanti il mondo. Quindi questa cosa funziona benissimo, risuona tantissimo, non c'è bisogno di scimmiottare gli altri media, perché noi umani li abbiamo già dentro, siamo già carichi di tutte le storie possibili e immaginabili. Ti permette veramente di staccarti dalla narrazione testuale o anche solo voluta, intesa con una sua linearità, e sapere che comunque stai facendo narrazione. In questo senso capisco perché Flower per te è un gioco totalmente narrativo, anche per me meno, è più... Mm-hmm. Di sensazione, sì, 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 esperienziale, no? Esperienziale, come si dice. Assolutamente.
gli strumenti li abbiamo assorbiti e non facciamo, a meno che non si, tranne in casi di estrema pigrizia, però non si fa fatica a capire, anche senza un testo o qualcuno che te lo spiega, dove va a parare Journey, capito? Per quello è, secondo me è importante. Ripeto, se non avete giocato a Journey, interrompete qualunque cosa state facendo, andate a giocare. Anche perché sono spesso esperienze che durano un paio d'ore, cioè Journey lo fate 3-4 ore dura, sì. Ecco, Journey ha una cosa molto importante, il fatto che tu lo puoi giocare online con un'altra persona. Assurdo. Che non conosci senza potergli parlare. Tu puoi dialogare tramite dei suoni, come era? Sì, Journey tramite e comunque tu quello lo trovo estremamente romantico, perché non solo puoi comunicarci solo con dei meccanismi di gioco molto semplici, ma non saprai mai chi è. Tu hai avuto hai giocato con una persona da qualche parte nel mondo che non saprai mai chi è e non la incontrerai se finisci il giorno te lo dice. Ti dice ovviamente lo username di quelli che hai incontrato. Mi pare di sì. È terribile questa cosa. Infatti io no, a devastare. Io l'ho rimosso dalla mia testa. Mi sembra di sì, ti dice nel tuo viaggio hai incontrato e quelli che hai incontrato. Però comunque alla fine lì per lì non lo sai. Non saprai mai chi è stato in quel momento. In quel momento io trovo io avevo trovato potentissimo condividere pezzo di viaggio con tu chi sei? Sei uno che sta facendo il mio viaggio, quindi in un certo senso ci dobbiamo aiutare perché stiamo a fare lo stesso viaggio, capito? Esatto. Ma poi dati la mano, la cosa bellissima è che in assenza di questa comunicazione esplicita la gente coopera, cioè il drive, il modo in cui la gente gioca a giorni non è, sai che c'è, te adesso vado dall'altra parte e non vengo con te, no, la gente tende a collaborare. Certo. Ma questo è una, io ci tengo molto a questo tema, io credo che la gente non sia inerentemente cattiva, situazioni simili lo dimostrano. Momento di anarchia. Io penso che se ci mettiamo all'interno di un sistema che ci pone di fronte a determinate difficoltà e non ti si danno gli strumenti per affrontarle, l'unica cosa che, cioè, se ci sono altre persone, l'unica cosa che si può fare è ricorrere alla collaborazione. Cioè, come per dire, se io devo andare da un punto A a un punto B e non ho una macchina, non ho una bicicletta, non ho niente, devi ci vado chiedere. A piedi. Tu preferisci fartela a piedi da solo guardando per terra o cammina con qualcuno? Dai, su. Esatto. Esattamente questo. The Witness è un gioco con un'atmosfera incredibile, super silenzioso, però fa una cosa, e cioè comunica solo ed esclusivamente tramite degli enigmi che compongono il gameplay in maniera, non dico centrale, in maniera... è solo quello praticamente, cioè solo quello. Qualunque cosa fai viene fatta, vedi anche le mappe, viene fatta tramite la risoluzione di... diciamo enigmi, ma sono delle tavole. Tu in quest'isola ovunque trovi delle tavole con questi enigmi. Ecco, ad esempio, una domanda che vi potrei fare è: alla fine la storia c'è? Quando incontri queste verso la fine, piccolo spoiler, cominci a vedere delle statue di esseri umani, perché in tutto il gioco non vedi nessun essere umano. È un gioco incredibile sulla solitudine. Allora, io questa è una cosa che amo. Amo quando un videogioco mi butta in un mondo e non mi dice niente. The Witness è così silenzioso che non ha neanche la musica. Ne avevo parlato con Jonathan Blow ai tempi e mi diceva: sai che tutto il budget dell'audio del gioco l'abbiamo investito... Ce lo siamo bevuto, esattamente, no? L'abbiamo investito sul rumore dei passi. Cioè abbiamo registrato passi su tantissimi terreni diversi. Sì, se lo sono bevuto. Ora realizza che se lo sono bevuto. Allora, ora che lo dico... 80k dei passi. Ma fallo più passoso questo. No, passo. Guarda, questo brecciolino fa schifo. Mi porti un altro camion di ghiaia, per favore? Questo fa schifo. Comunque, il gioco sta zitto, non ti dice niente. Tanto che quando in dei rarissimi punti ti dice qualcosa, tu sei sbalordito, certo. Perché sei solo. Non è un gioco incredibile sulla solitudine, sulla semiotica, sull'interpretazione. È un gioco incredibile. E la trama... lo so. C'è? Secondo me è incredibile la trama che c'è di Witness, perché è una trama che è costantemente presente nel suo non esserci. Tu continui costantemente a chiederti esattamente cosa sta succedendo. Okay. E quindi è una serie di ipotesi che tu continui a fare nella tua testa,
il tutto mentre ti trovi a decifrare del gameplay, perché il fatto è che sono degli enigmi, sono tutti degli enigmi grafici dei quali non ti vengono spiegate le regole, tu quindi devi capire. Ah, ecco, esatto, è importante. The Witness è un gioco che si basa su degli enigmi, ma l'unica cosa che voi avete è un puntatore e basta. Parliamo di tutorial, no? I famosi tutorial. Adesso, per favore, cammina su quella balaustra. Premici per abbassarti. Ti prego. Cioè, quei tutorial estremamente invasivi. Ecco, ad esempio, ho giocato God of War Ragnarok. A un certo punto li ho dovuti disattivare i tutorial perché erano molesti. Ragnarok ha introdotto appunto il gameplay con il buddy, no? Con il tuo amico. E tipo c'erano dei momenti in cui io magari in una zona in cui c'era un enigma, io mi stavo guardando, che ne so, magari c'era un'uscita segreta, c'era uno scrigno, e lui che ti fa: dovremmo salire su quella roccia! Zii, lo so che dobbiamo salire su quella, aspetti un attimo, sto guardando quella cosa lì. Invece The Witness è totalmente l'opposto. The Witness ti dà degli enigmi e non ti spiega neanche cosa devi fare in questi enigmi, ma lo fa in maniera così graduale, in maniera così intuitiva. C'è un lavoro dietro gigantesco. Ha speso il tempo del posto giusto. Ha speso il tempo del posto giusto. Il fatto di avere questa forza diegetica così spietata in The Witness è essa stessa la cosa che ti fa, ti trigger delle domande in testa. Cioè, un robot può giocare a The Witness e non farsi domande. Chiunque altro si costruisce un suo viaggione, una sua pippa mentale gigantesca. È impossibile, perché i silenzi, i colori, una certa quiete ma con un inquietante dato proprio dalla quiete, è una roba... È un gioco così solitario che ti lascia solo con te stesso, e quando un uomo è solo con se stesso la mente elabora, e tra l'altro è un gioco che ti fa viaggiare la mente mentre te la metti a dura prova. Certo, e quindi tu non puoi mai distrarti e giocare in maniera assente come potresti giocare a Candy Crush, perché sennò non combini niente. Quindi il tuo cervello è sempre attivo e ti fai delle domande. Ma poi in maniera anche spesso meta, perché non so se vi ricordate, vabbè, a parte gli enigmi ambientali, cioè quelli in cui devi tracciare delle linee proprio nell'ambiente, ma poi c'è un enigma che mi ha fatto proprio capire a che gioco stavo giocando, per cui c'era questo... questo enigma ramificato. Alla fine di ogni ramificazione c'era un come se fosse la fine di un labirinto, ma ce n'erano 8. Tu non sai quale dovevi attivare di queste ramificazioni. Poi alzi gli occhi, c'hai un albero con 8 rami, e su questi 8 rami c'è una mela solo su uno. E quanta lingua, quanto linguaggio c'è lì dentro? Dipende che cosa. Esatto, dipende. Per me lì c'è una comunicazione incredibile. Certo. Assolutamente. Coraggiosa, tra l'altro. Io apprezzo i giochi come The Witness, o apprezzo i giochi che... Ehi, dobbiamo salire su quella roccia, quello lo detesto. Però ci vuole coraggio perché un gioco non dica niente. Certo. Cioè, ci vuole una... Ci sono dei momenti in cui chi progetta il gioco decide di avere fiducia nell'intelligenza, nell'intuito di chi gioca. Spendete soldi sui level designer, sempre, tutti i soldi che potete, perché loro vi devono fare tutto. Certo, il game designer crea i blocchetti, crea gli ingredienti, ma chi li mette giù ti toglie dai piedi i tutorial, ti toglie dai piedi le spiegazioni esterne, i pop-up, gli splash screen, via tutto. Cioè, Witness fa questo. E quando tu sei così, quando tutto è così compatto, quando tutto è lì, il gioco, i possibili trigger narrativi, l'environmental storytelling, è tutto insieme nello stesso livello, nella stessa mappa, fine, boom, hai vinto, arrivederci. Tornando a seguire l'asse temporale, abbiamo visto come inizialmente la testualità era più una necessità che altro. Poi, infatti, i giochi più recenti di cui abbiamo parlato adesso sono molto poco testuali, anzi comunicano in maniera completamente atestuale, tranne poi arrivano dei monoliti come Disco Elysium, che è insomma non solo narrativamente, credo che sia il mio Game of the Year 2021, perché ho giocato alla Final Cut, mentre non Final Cut è del 19? Guarda, io so solo 20. Che è il Game of the Year dell'anno in cui l'ho giocato. Esatto, qualunque... Game of the anno proprio. Veramente Disco Elysium è un gioco estremamente testuale, scritto in una maniera estremamente bella, cioè fa degli esperimenti sulla linguistica, sulla lingua, sui dialetti... Pauroso. È un gioco, tra l'altro, nella Final Cut è
integralmente doppiato in una maniera divina. Tu hai giocato a quello? No, perché no, la Final Cut non era io interamente... Ho giocato, siccome l'avevo giocato ai tempi, non c'era ancora la Final Cut. Poi ne ho giocato un pochettino in streaming, mm-hmm, per provare, per fare vedere che razza di lavoro enorme sarebbe stato tradurre un gioco come Disco Elysium. E in streaming il parlato, cioè se traduci, mm-hmm, in tempo reale in streaming, il parlato è un po' una rottura di palle. Ah, e okay, quindi l'avevo giocato, avevo comunque giocato quello. Ok. E poi tra l'altro Disco Elysium ha una delle premesse apparentemente più noiose del mondo, cioè l'eroe che non si ricorda chi è. Questa è una premessa grande, classico, no? Cioè, tutti i JRPG, in realtà sei figlio del Re Drago, ma non te lo ricordi. Che è relativamente banale, però in Disco Elysium c'è, ma è fatto in un modo... cioè, la storia è che tu ti sei ubriacato così tanto da perdere la memoria. E per un ispettore... ispettore, sì, che deve risolvere un caso di omicidio nella Martinez, che è questo arcipelago, se non sbaglio, questa nazione, è un problema, insomma. La cosa bella è che tu hai dimenticato così tante cose che soffri per amore, ma non sai perché. È un gioco, è un libro. È un libro, totalmente. È un libro, totalmente. A parte che è scritto in una maniera incredibile, c'è lì dentro una delle battute che mi sono rimaste di più della storia dei videogiochi, che è: sei un uomo con una forchetta in un mondo di zuppa. Sì, sì. Sì, assolutamente. Bellissimo. E però è stupendo perché porta la narrazione molto testuale in una direzione quasi inedita per il videogioco, che è proprio quella letteraria, perché è così tanto testuale e dà così tanto peso a quella parte del gioco, e al tempo stesso non deve raccontarti tutto come fa Zork, perché c'è effettivamente della grafica, c'è un sacco di roba. È un'esperienza narrativa quasi da libro, quasi letteraria. E al tempo stesso, però, la puoi plasmare tu, perché puoi fare questo, puoi, certo, puoi drogarti, puoi non drogarti. Certo. E diciamo, le cose non letterarie che ci sono tutte azzeccatissime: la musica, lo stile grafico. E alla fine è un pen and paper, come si dice? Sì. Cioè, devi letteralmente fare, per capire cosa riesce e non riesce a fare, devi fare dei tiri di dati in game. Si diramano tutte le possibilità che hai, diciamo, da questi tiri. Sì, e io trovo anche, parlando di narrativa, di narrazione, trovo Disco Elysium un esempio molto virtuoso di come, inserendo alcuni dettagli nei dialoghi e nella narrazione, tu comunichi a chi gioca che, oltre a quella storia, lì intorno c'è tutto un universo narrativo. Tu capisci in Disco Elysium che non sei esattamente nel nostro mondo, ma sei in un mondo simile al nostro. Capisci che c'è stato il comunismo, capisci che, cioè, ci sono delle lotte sindacali, cioè tu sei in una cittadina, ma stando in quella cittadina capisci che è collocata in un mondo definito, certo, che del quale sai delle cose, non ne sai delle altre, e questo ti, secondo me, è un minigioco narrativo quando obblighi chi gioca a riempire gli spazi. Ti dico questo, il resto ce lo devi mettere tu, e nel mettercelo tu, ed è una roba che il videogioco ti fa fare divinamente, quelle storie diventano molto personali, perché le hai fatte tue. Mi piace perché torna sempre questo fatto che è scritto bene, in sostanza. Sì, c'è sì, anche sì, questo sì, meccanismo di cui stai parlando, di fatto nei libri è la cosa più ovvia del mondo, no? Cioè, con una parola, con una cosa, ti accenna ad un mondo che tu non puoi vedere nella linearità del libro. E quanto esplode questo quando in un videogioco fatto bene, perché la parte ludica è buona. Cioè, sì. Loro hanno, chi fa un videogioco, una serie di manopole, di volumi, diciamo, sulle diverse cose, su diversi aspetti del gioco, tu puoi decidere quanto investire. Qui è chiaro che hanno voluto investire sull'aspetto di tutta la multimedialità, il testo. Ma non è che, oh, che bello è scritto, che sembra un bel libro. No, è questo all'interno di un bel videogioco, una roba potentissima. Un po' come le storie a vivi di Topolino. Sì. Il videogioco può raccontare storie molto potenti, molto complesse, ricche di dettagli, e al tempo stesso fare in modo che siano più storie. Tu puoi giocare Disco Elysium in un modo, puoi giocarlo in tutt'altro modo, puoi vedere cose diverse, fare cose diverse, e visto che il dialogo è il piatto forte, puoi leggere dei dialoghi tutti diversi,
che da un lato lo rende rigiocabile, che è una cosa molto gradita nel mondo dei videogiochi. Ma poi per approfondire bene devi leggere tutto, in realtà. Esattamente, ma è una, ma infatti ci sono giochi che generano delle comunità, cioè ci sono i meme di Disco Elysium, cioè la gente a ruota di Disco Elysium. Assolutamente, e una delle cose, ad esempio, che mi ha più colpito di Disco Elysium, che c'è una roba nella struttura del mondo di Disco Elysium, c'è questa sostanza che è il Pale, che separa i macromondi di Disco Elysium, che è una sostanza non studiabile dal punto di vista fisico, che anche solo per farci passare delle onde radio, insomma, c'è un discorso molto complesso, totalmente sci-fi. Non è un gioco sci-fi questo, assolutamente no, un gioco mezzo pulp. Lo definirei pulp. Esattamente, di indagine. Però c'è questo dettaglio che mi ha sconvolto, ed è un dettaglio che molti giocatori con i quali ho parlato, loro sono persi. Perché se tu non hai approfondito con i giusti personaggi, dei dettagli anche importanti ti sfuggono, ma non è sbagliato. Perché la storia che vuoi seguire tu evidentemente non contemplava quell'approfondimento, e ci sta, c'è sta, capito che intendo? Totalmente. Ci sono dei momenti, tra l'altro Pale, sempre parlando di traduzioni di videogiochi, ogni volta che gioco a Disco Elysium mi chiedo come lo tradurrei. Il pallore. Perché è il pallore, ci ho pensato, credo che proverei ad andare in un'altra direzione, perché il pallore non la racconta tutta, è comunque incredibile. Giocate a Disco Elysium. Sempre parlando di giochi testuali ma moderni, abbiamo parlato di una riscoperta di un genere che è giapponese, quello del dating sim / visual novel, è di origine giapponese. Origine assolutamente giapponese, Famicom Tantei Club su Nintendo 8-bit giapponese, sì, anni però, 80. Più però, tutti i PC... gli home computer giapponesi, il PC88 eccetera, c'erano un monte. Ok, però recentemente lo abbiamo un po' rielaborato. Ci sono stati degli esperimenti estremamente interessanti. Tu mi hai parlato di Autoful Boyfriend, che è un simulatore, un dating simulator in cui una ragazza va in un classico liceo giapponese frequentato per lo più da piccioni. Sì, volatili. Volatili, che io vi consiglio. Ma poi però c'è un gioco che è forse quello che ha dato la svolta nella sperimentazione in questo senso, che è Doki Doki Literature Club. Ed è uno di questi giochi in cui di base tu frequenti questo club della letteratura in una scuola, hai tre ipotetiche fidanzate, devi cercare di avvicinarti a una, all'altra o all'altra, ma. Come si fa a parlare di Doki Doki senza... Senza aggiungere niente. E è un gioco che comincia con un avvertimento riguardante i temi forti e la rappresentazione del suicidio. Possiamo dire solo questo, ma perché lo dice proprio alla schermata iniziale. Sì, dice: è un gioco non adatto ai bambini, a persone facilmente disturbabili. Esattamente. Però è un esperimento, cioè io quando ci ho giocato è stato un esperimento che mi ha lasciato veramente senza parole. Questo, come Autoful Boyfriend, come possiamo descrivere questo passo in più che viene fatto a partire da quelli che poi sono dei dating simulator? Io penso che siano i videogiochi che, maturando e crescendo, riescono a riutilizzare delle loro forme o dei loro strumenti, perché qua è il parte dello stupore e della potenza è il fatto che stai usando il metodo, le categorie di un genere di giochi ben preciso, che era quello dei dating simulator o comunque delle visual novel. Il videogioco a volte può, con grande consapevolezza, riutilizzare dei vecchi metodi che sono da un lato superati ma dall'altro ancora molto attuali, perché sono poco costosi da sviluppare, e puoi anche sfruttare intertestualmente la conoscenza del mondo dei giocatori di un certo genere per poi sovvertirlo. Ed è il motivo per cui secondo me i videogiochi sono belli, è che sono tutti parte di un grande dialogo che va avanti da 40-50 anni. Posso dirti una cosa che adesso ti faccio impazzire? Secondo me questo stesso discorso può essere applicato ai generi di musica post. La post significa prendere quegli strumenti che erano propri di quel genere musicale A, B, C, D, E, F, G,
prendi la F, la B, la A, poi ci metti una G, c'hai quegli strumenti ma li riarrangi, scopri un nuovo utilizzo e quello che arriva, se non un genere di musica nuovo, è comunque un'iterazione totalmente nuova di quella stessa cosa. Ed sono d'accordo. Ed è una roba che a me veramente mi fa cascata la sedia, come mi piace dire, sì, quando sono stupido di una cosa. Questa è la forza degli indie in generale come categoria, termine ombrello su tutti i media possibili. Cioè alla fine anche nel cinema non è che funziona nello stesso modo, ma si basa, come dicevi tu, sulle stesse logiche intertestuali. Conosci così tanto un certo linguaggio cinematografico che non ti aspetteresti che a metà The Hostel diventa quello che diventa, e non è neanche indie peraltro, certo, un film di cassetta, ma è uguale, è la stessa potenza. Spiazzare quando meno te l'aspetti all'interno di un genere super noto le consapevolezze del giocatore. Stavo per lanciare il trailer di Tunic, che a prima vista sembra un Zelda-like, ma ha una particolarità un po'... Sì, un po' strana. È incredibile perché, oltre a sembrare un Zelda-like, gioca con una, eccolo, cosa di Zelda che è questa, il manuale. Attenzione però, sembra praticamente il manuale del primo Zelda per il Nintendo 8-bit, ma se lo guardi ti rendi conto che il testo è completamente cifrato, non si capisce assolutamente nulla di quello che gli sta mostrando. Ecco, questa è una chiave. È una chiave, però, è una chiave. Però c'è scritta una cosa... E quindi pian pianino, fuori di come in un paese straniero, fuori di starci, pian pianino capisci che una certa suono corrisponde a un certo significato, e quindi devi riuscire, per riuscire a finire il gioco ovviamente, decifrare, o magari anche solamente in parte, magari non tutto, tutto il manuale del gioco stesso, che trovi pagina per pagina girando per il gioco. Ma ad esempio Shadow of the Colossus aveva fatto una cosa simile. Però non era un vero alfabeto quello, non era effettivamente traducibile, o sì, non vorrei di una cazzata. Non mi ricordo, ti direi di no, di no, però era importante citare Shadow of the Colossus, sì, perché sì, è un altro gioco che ti racconta tantissimo con zero parole. Uno, sì, dei giochi più potenti, cioè, incredibile. Però posso dire posso fare una critica? Io quel gameplay blocchettoso lo odio. Io l'ho provato, l'ho giocato su PS2 e mi ha folgorato. Ricordo, è uno dei momenti che ricordo di maggiore potenza come esperienze videoludiche della mia vita. Cioè, sì, quell'estate a giocare Shadow of the Colossus me la ricordo così. L'ho provato a rigiocare in tutti i suoi remake, PS3, PS4, mannaggia che... palle. Purtroppo è osticissimo. La tecnologia va avanti nei videogiochi. Cioè, Breath of the Wild prende molti aspetti di quel gameplay, sì, e lo ammorbidisce, certo, soprattutto il climbing, queste cose qua. Sì, 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 assolutamente. Fez è letteralmente Flatlandia. Flatlandia di Abbott. Di Abbott, esattamente. Che era un testo quasi scolastico, cioè... veniva usato per far capire ai bambini la differenza tra le dimensioni, due dimensioni, tre dimensioni, quattro dimensioni, eccetera eccetera. Ma in Flatlandia il protagonista, che è un quadrato a due dimensioni, un giorno gli si palesa una sfera e a questo gli casca il cappello, come fa? Ma che cazzo è sta cosa, dice? Un cambio di prospettiva. Ed è esattamente quello che succede in Fez è esattamente questo. Infatti Fez, la prima ora di gioco è 2D. Sì, non gira neanche, okay, è totalmente 2D. Dal momento in cui tu incontri questo ipercubo, non mi ricordo se era un ipercubo o un'ipersfera, un ipercubo, che ti parla una lingua sua che tu non capisci, il gioco crasha, perché poi crasha tutti i griccioni, sì. E tu quando ricominci a giocare con R1 e L1 puoi... ruotare i poligoni del gioco, che è una cosa... Anche solo per spiegare esattamente cosa fa non è semplicissimo. No, ma io che ero rimasto molto colpito dai testi finti, sì, di, sì, Fez, perché a un certo punto arrivi in una cittadina, in una location del gioco, dove è proprio chiaro che quelli che stai vedendo sono dei testi. Sono delle lettere. E visto, io pensavo, sta a vedere... che più avanti troverò un oggetto che premendo A mi tradurrà queste cose. Col cazzo! Invece troverai una serie di indizi e oggetti che, se deciderai di essere completista o comunque di
fare tua quella missione di decifrare, di trial and error, puoi decifrare quel linguaggio, e ti dice delle cose. Ma c'ha due alfabeti, se non proprio alfabeti, c'è sicuramente un codice con L1 R1 che ti serve per sbloccare determinate cose, quindi un codice di input, e poi c'è pure proprio un alfabeto che... Sì, hai il codice delle direzioni che ti serve per alcuni enigmi, ma poi c'è proprio l'alfabeto che ti dice delle cose. Ed è comunque, cioè per dirti, io l'ho giocato approfonditamente, il codice L1 R1 c'ero arrivato, ma l'alfabeto no, cioè me lo sono andato a leggere perché ragazzi, cioè, scusate, Undertale è un gioco che da un punto di vista non solo narrativo, è un gioco che è sia moderno che antico, se vogliamo chiamarlo così, sia testuale che non testuale. È un gioco... È veramente al centro del grafico. È al centro del grafico, perché il suo modo di comunicare avviene in così tanti modi, e poi tutti così efficaci, tutti che in qualche modo riescono a far passare quello che il gioco vuole comunicarti, che è una storia di opposti che si incontrano. Undertale è una storia di diversità che vengono assorbite, però comunica in modi così tanto diversi, e soprattutto comunica in un modo che fa anche Doki Doki, di cui abbiamo appena parlato, cioè meta. Si comincia, non con Undertale, anche un po' prima, a inserire ad esempio dei crash come strumento narrativo. Quindi il gioco crasha, ma crasha apposta. E vengono inseriti delle rotture della quarta parete. Ecco, una cosa. Poi vi lascio la parola. Una cosa che mi ha effettivamente soffiato la mente, come dicono i giovani oggi, è il fatto che quando, senza far troppi spoiler, quando a un certo punto ammazzi un personaggio che ti rendi conto che non volevi ammazzare, resetti, ricarichi, risparmi quel personaggio. A parte che appena incontri quel personaggio, anche se tu hai ricaricato, quindi il save file era quello originale dove tu ancora non l'avevi ucciso, quando lo vedi il prompt ti dice: ti sembra di vedere un fantasma, e già lì capisci. Poi fai la fight, non lo uccidi, per fortuna riesci a compiere, a far andare le cose come vuoi farle andare, e c'è un personaggio che è personaggio incredibile, che è Flowey, insieme a Sans, sono i personaggi più importanti del gioco, che ti dice: oh, ma guarda che io lo so quello che hai fatto. Ma quanto è mica potente. So scemo, mica so scemo, io lo so quello che hai fatto. Vai, scusa. Cioè, a livello narrativo, il fatto che, ragazzi, che un videogioco possa permettersi di violare le regole del videogioco, perché la regola del videogioco, la regola non scritta, lo standard è che se io ricarico, torno indietro nel passato e quello che è successo qua non è mai successo e ho ricaricato. Il fatto che un videogioco ti dica: zio, guarda che io lo so, guarda quello che io lo so, cioè tu puoi ricaricare finché vuoi, ma... E diventa di una... Sì, sì, cioè, sì. Sono degli strumenti narrativi che il videogioco può avere, spesso quando viola le sue stesse regole, quando alcune regole diventano parte della consapevolezza comune, diventano strumenti, perché anche a quel punto anche il romperle, anche l'infrangerle ti permette di lanciare dei messaggi potentissimi, tra cui quello è un momento, è un momento incredibile. Anche perché rompere le regole dentro un videogioco in realtà è finto, cioè il videogioco deve pensare a creare un setup per cui fa finta di rompere le regole, di fatto rompendole per il giocatore, come le percepisce il giocatore, ma c'è un doppio gioco di scatole cinesi, quindi una sbatta infinita. Questo fa pensare a due cose: una è a Kojima, Metal Gear, Psycho Mantis. Fare quel gioco lì infatti è stato un costo di valori produttivi smisurato all'epoca, perché era un gioco in 3D con tutto il massimo che si poteva dare in quel momento, e in più una scrittura, questo tipo di livello meta di comunicazione con Psycho Mantis, che ti dice, tra l'altro non solo ti muoveva il consiglio, per chi non sa, insomma, a un certo punto in Metal Gear incontri un personaggio che ti invita a te giocatore, quindi rompendo proprio quarta parete e tanti saluti, di appoggiare per terra il controller della PlayStation che aveva dei rotori dentro per vibrare, e quindi facendo vibrare in un certo modo i due rotori del controller, del DualShock, il controller spostava. Si spostava, quindi tipo magia, quella roba là ha proprio spaccato la testa a tutti, sì. E
Undertale. Infatti, sai, mezzo mi dispiace non aver parlato di effettivamente Metal Gear. Quando si faceva i cazzi tuoi, quando, poi dici la cosa inquietante. È troppo. Cioè, i computer ai tempi, i computer, le cose, non erano online come oggi. Quindi il computer era un oggetto misterioso. Pira li definisce cattedrali nel deserto. Il dottor Pira, leggete Sergio di Dottor Pira, che è un, certo, un gran bel fumetto su questo tema. Il fatto che ogni tanto i computer ti inquietavano, la scritta Guru Meditation ti faceva paura. E quando la PlayStation mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ah, ma vedo che ti piace un sacco giocare a Dragon Ball X, quello che è. C'è Psycho Mantis, che è questo boss di Metal Gear Solid, il primo per PS1, che, diciamo, può A, leggerti la memory card. Legge la memory card. Può sapere da che port tu stai inserendo il joypad, ad esempio. Anzi, mi sa che quello era proprio il modo per sconfiggerlo, perché lui, il suo trick era che ti leggeva il pensiero, ma scambiando il port del joypad, quindi mettendolo al port 2, tu bypassavi questa cosa e lo sconfiggevi. Ragazzi, vi rendete conto che nel 97-98 questa cosa era una cosa incredibile. E lo è tuttora. E per questo Undertale, che in realtà è un figlio di Kojima, sembra incredibile. Sì, assolutamente. È l'incrocio tra Kojima e Mother. Sì, è Shigesato Itoi. Quindi è molto giapponese, però poi declinato con una sensibilità mondiale. Quindi è anche al centro del tempo, al centro dello spazio. È al centro del gameplay, è bilanciato tra gameplay e testo. E veramente l'abbiamo messo come cardine per quello. Ci sono tantissimi giochi che potreste mettere al centro a seconda dei vostri gusti, ma noi ci siamo trovati d'accordo sul fatto che ha un'universalità e un classicismo nel modo in cui mescola le cose, e anche in cui declina questa pazzia meta, che lo rende veramente irrinunciabile, impossibile. Giocatelo con determinazione. Guarda, c'è in Metal Gear Solid 2, quello con Raiden, verso la fine a un certo punto ti dicono: guarda, c'è un problema, si è corrotto il file di salvataggio, dovresti spegnere la PlayStation. No, come corrotto il file di salvataggio? Sì, guarda, meglio, spegni la PlayStation. E io ho spenta. No, ma non è chiaro, perché questo significa che questo escamotage meta è quasi un boss questa cosa, perché se tu non sei abbastanza sveglio, quel momento non lo superi. Io mi sono tornato a ricaricare e mi sono dovuto rifare una mezz'ora di gioco, perché c'erano i salvataggi, ovviamente. Certo. Riarrivato lì ho fatto: no, mo stavolta non spengo. Allora ho capito. Però non è per il 98. Sì, capisci? Sì. Che ma la cosa, cosa incredibile, secondo me, proprio in quest'ottica del... Abbiamo parlato di narrazione e quindi inevitabilmente abbiamo parlato anche di linguaggio del videogioco, di grammatica del videogioco. Il videogioco ha così tante parti mobili e ha così tante variabili in questa comunicazione che, quando è usato in maniera ispirata, può essere veramente un dialogo tra chi ha in mano il controller e il game designer. Chiaro. O il narratore. C'è una terra di nessuno in questo confronto comunicativo in cui succedono tantissime cose. E appunto, quando c'è un gioco che ti dice: ma spegni la console, e tu sospetti che sia... Non solo lo sospetti, ma magari tu sedicenne lo fai, perché ancora non sei entrato. E quanto è bello che ti abbia minchionato Hideo Kojima. Mi ha minchionato. Ma perché questa cosa che hai detto è super vera, cioè il fatto che altri mezzi di comunicazione, avendo meno lati del cubo che li contengono, il loro meta, il loro quarta parete è molto direzionale in una direzione, cioè il cinema ti fa lo schermo, il personaggio ti guarda. E voi che ne pensate? Quello è facile. Ma qui tu hai una serie di lati da cui sminchiare la testa del giocatore, infiniti, se non infiniti, enormi. Di nuovo, Undertale è fortissimo in questo. Già il fatto che è un gioco che ti fa notare che in tutti gli altri giochi tendenzialmente tu ammazzi la gente. Qua, se vuoi, no, invece puoi finire il gioco non ammazzando la gente, ma risparmiandola. Cosa che, tra l'altro, anche in Metal Gear potevi. Sei molto bravo nel primissimo, credo. E c'è la stessa cosa del gioco di cui parlavamo prima, che in Undertale non è la run giusta, non è la Pacifist, non è la Genocide. In realtà, per finire bene Undertale, devi fare 3 run. La Neutral, e te la giochi come te pare. La Pacifist, in cui non ammazzi nessuno. E la Genocide, in cui ammazzi tutti. E ognuna di queste run non è mai vissuta come quella corretta, capito? Ed è una cosa che mi veramente
mi ha distrutto, mi ha proprio spiazzato. Il poro Toby Fox adesso sarà sotto una montagna di pressione perché sta facendo Deltarune, però esce a rilento in episodi. Però immagino che quel poraccio si troverà tipo una quantità di aspettative sul groppone che... Beh, come fai a... cioè, è un altro caso, un gioco del quale tra l'altro potremmo parlare a un certo punto, che è Minecraft, il caso del game design. Ci voleva arrivare. Che ha un colpo di genio tale e come opera prima, di fatto, sì, sì, tira fuori questo poker d'assi incredibile e poi la gente lo guarda sul secondo gioco. Certo, ma per appunto arrivare su Minecraft, perché ha un'importanza narrativa per noi, perché rientra in quel filone, in quell'ipotetica terza asse in cui la narrazione non la fa direttamente il narrative designer o il game designer, la fa il giocatore, per cui esistono dei sandbox o comunque dei survival, insomma quel genere di giochi lì, un po' come Elite, per quello inizialmente avevo detto poi ne parleremo, che lasciano l'esperienza e il racconto dell'esperienza totalmente nelle mani del giocatore. Ti chiedevo la tua esperienza perché so che la tua esperienza con Minecraft è molto divertente. Beh, anche perché coinvolge Babic. Io non volevo giocare a Minecraft all'inizio. Eravamo ai tempi dell'alfa di Minecraft, quindi il 2009 se non ricordo male. No, il 2010. Vabbè, comunque 2010. Giù di lì. E Andrea arriva a casa mia, mi fa: no Fabio, tu adesso giochi a Minecraft. Mi ha messo la chiavetta nel PC, gioca. E io non ne sapevo niente, proprio zero, ero completamente digiuno del gioco. Inizio a giocare e mi trovo in questo mondo del quale non mi viene detto niente. E già questa cosa mi piace. Capisci rapidamente che puoi rompere i blocchi, posso combinare il legno, mi posso fare il banco da lavoro. E a un certo punto diventa buio. E dico: ah carino, c'è il ciclo notte giorno. E invece inizio a sentire... inizio a sentire i rumori degli zombie. E... per qualche motivo quel mondo blocchettoso, per me, visto che avevo già iniziato a costruirci dentro la mia storia e il gioco non mi aveva dato la pappa pronta del tutorial, ma stavo capendo io ho sentito molto il pericolo e sono scappato verso il mare, ma ho visto che anche in mare non me la cavavo. Ma quindi già eri inseguito in quel momento? Sì, beh, c'era... no, il mondo improvvisamente si popola di notte di scheletri, zombie, creeper, creature, ragni. Così, e sono scappato verso la riva e a un certo punto trovo una parete di roccia, l'ho scavata a mano e mi sono fatto un loculo e mi sono chiuso dentro la roccia per salvarmi dai mostri. E poi ho detto: e se soffocassi? E quindi mi sono fatto la finestrellina ed ero io lì che guardavo, che aspettando il sole con i mostri fuori. E dopo, poco tempo dopo, avevo iniziato a... ok, allora mi faccio la mia casa per questa notte. Poi piano piano mi sono trovato ad avere... cioè, un gioco in cui io non facevo gli ecomostri. Mi piaceva il paesaggio e quindi io costruivo case sottoterra con delle torri che spuntavano. Hai giocato a Minecraft cercando, non dico di costruire, ma seguendo un racconto che era dettato dal gameplay stesso. E ti dirò di più, all'inizio, ai tempi, in Minecraft tu spawnavi... Com'è la trama di Minecraft? Quella vera. La trama quella vera è che che da qualche parte c'è un drago. E tu lo devi ammazzare. Fine. Ma ai tempi... A parte che ai tempi non c'era, ma... tu spawnavi in un punto random di questo mondo generato proceduralmente. Sempre e potevi diverso. Andare dove volevi. Ma se morivi, tornavi nel punto di spawn iniziale ai tempi. E io avevo fatto questa casa bellissima che però era a 2 giorni di viaggio in una direzione a random dal mio punto di spawn. E quindi io un giorno sono morto e io mi sono trovato in questo mondo e sapevo che da qualche parte c'era la mia casa. No. E io mi sono costruito una barchetta e sono andato in giro a cercare la mia casa finché non l'ho trovata. E io mi ricordavo, ah sì, questo passaggio qua me lo ricordavo. Non hai una bussola, niente. Ai tempi non c'era. Okay. E poi a un certo punto ho trovato uno dei primi insediamenti che avevo fatto e quando sono ritornato a casa... quella è stata una trama incredibile. È una trama, una storia. Cioè, ogni storia è una storia. Ogni momento è una storia. Non c'è neanche main. Cioè, la main si è sconfiggere un drago che non sa neanche. È in un'altra dimensione. Sì, una roba... poi c'è il discorso del portale. Esatto. Tu passi nel portale. Però, fino a che non arrivi in quel momento del gioco, è tutto survival aperto. Aperto. Sì. Ma tu puoi
ma anche lì in realtà, cioè tu puoi decidere anche, esempio, esiste la tecnologia, esiste la magia, a un certo punto hanno aggiunto la magia, tu puoi decidere di ignorare completamente la magia, continuare a fare la tua vita da tecnocrate artigiano. Stiamo parlando di un Minecraft che non aveva nessun tutorial, non aveva l'autocrafting, non aveva i letti dove puoi dormire per cambiare il punto di spawn. C'è un'esperienza che era bellissima proprio perché era grezza, grezzissima, viscerale. Ti prendeva proprio e ti costringeva a giocare e arrangiarti. Questa è purtroppo una cosa che nei giochi grossi manca sempre di più. Tra l'altro, il discorso del guidato. All'inizio, hai parlato di autocrafting, che all'inizio non c'era, e permetteva a Minecraft di fare una cosa molto interessante, ossia di non essere autosufficiente, nel senso che per giocare a Minecraft ai tempi ti dovevi anche confrontare online con la gente. Assolutamente. Scoprivi le ricette, scoprivi tecniche. Era un gioco che, raccontandoti così poco, obbligava al confronto. Certo, io e Babic ai tempi parlavamo solo di Minecraft. Ma addirittura con la mia ragazza, cioè non è una giocatrice, l'ho fatto conoscere Minecraft, è impazzita. Sì, ho fatto fare cose terribili, ho detto prova a giocare online, perché poi c'è il punto del fatto che si può giocare sui server online a Minecraft. E è andata su un server, ha dato fuoco a tutto perché non aveva capito, non essendo completamente una giocatrice, che Grifer, quelli non erano personaggi dei computer, erano esseri umani. Dicevano: no, per cortesia, Lisanna, non dare fuoco alle nostre case. Sì, vaffanculo, siete solo dei pupazzi dei computer. No, erano non umani. È vero, sono umani. Sono umani. Vabbè. C'è un altro gioco che vorrei menzionare da un punto di vista narrativo, ma non solo, c'è anche una componente di psichedelia in questo gioco. Che è Proteus, in realtà è un indie game di qualche anno fa, però è un walking simulator ambientato in questo mondo in cui appunto non ti viene spiegato niente. L'unico modo di interagire con l'ambiente che hai è attraverso dei suoni, tra l'altro. La musica. Sì, dei suoni che però vengono appunto inseriti in un contesto che poi diventa musicale. C'è lo scorrere del tempo, questo sì, e ci sono le stagioni. Fine, devi camminare e basta, ok? Il gioco non è uno spoiler, non mi interessa. Passano 4 stagioni. Alla fine dell'ultima stagione, tu semplicemente per qualche motivo vedi che cominci a staccarti da terra e poi voli nel cielo e il gioco finisce. E lì la potenza è: ha un messaggio, ma quale? Nel senso, c'è un messaggio esatto? No. Come non c'è un messaggio esatto in tantissime opere d'arte nella storia, anzi, secondo me in alcuni casi lo stupore nasce proprio dal fatto che io in questa scena posso vedere qualcosa di diverso da te o da Andrea. Penso l'ho fatto con un altro medium, prova a far funzionare questo che hai raccontato, prova a far funzionare su un libro. Ma non è che dico è meglio o peggio, per carità, però certo, è proprio talmente nello specifico di quello che ti dà il fatto di essere piazzato boom là in questo mondo che ti dà videogioco, in questi giochi open. Ma infatti i giochi open secondo me andranno tanto avanti, non semplicemente nel posso fare anche questo, posso fare anche quello, ma in che cosa ti costringo a te giocatore a raccontarti. Ma infatti, come fil rouge di tutto quello che ci siamo detti, io vedo che la cosa che rende molto speciale la narrazione nei videogiochi è che comunque chi gioca ha in parte più o meno grande un ruolo di coautore. E questo è potentissimo. Chiaro. Perché se tu leggi un libro, il libro è quello, se tu vedi un film, il film è quello. Nel videogioco spesso la tua forma, il tuo modo di giocare, la tua forma mentis, la tua interpretazione diventa una voce nella narrazione. Questo secondo me la rende molto personale. Perché a me Papers, Please ha toccato così tanto? Perché quella storia l'ho sentita mia, non ho visto un protagonista che stava facendo quello. Lo step nel futuro, diciamo, della narrazione all'interno dei videogame, cioè la narrazione nei giochi di ruolo di massa online. Effettivamente ci stiamo muovendo sempre di più verso un ambiente in cui non c'è un solo giocatore che apprende la storia, ma ci sono, e la fa in alcuni casi, ma ci sono delle comunità, delle community di giocatori che apprendono la storia e la fanno, ma si parla anche di numeri piuttosto grossi. Ultima Online è uno dei primissimi esempi di giochi di ruolo di massa online. C'erano
Tanto gli sviluppatori utilizzavano effettivamente dei personaggi, degli avatar, per interagire con la community, che secondo me già questo era una cosa, insomma, piuttosto importante. Però ti lascio la parola, Andrea. No, la cosa incredibile è giustissima, proprio che cosa succede se puoi ritualmente uccidere l'autore, no? In un videogioco. Cioè, questa cosa è successa in qualche modo per sbaglio, non è esattamente chiaro fino in fondo come e perché, ma usando praticamente un lag, insomma, riuscendo a arrivare fino al Lord British, quindi al re, in teoria invulnerabile, di Ultima Online, con tantissimi giocatori, quello che è successo è che sono riusciti a dargli fuoco praticamente a sto poveretto, che in quel momento non era da codice invulnerabile, ma al contrario, era possibile sconfiggerlo, quindi una cosa inaspettata. E quindi sconfiggere lui, che è l'inventore dell'intera saga di Ultima, geniale, come dicevi giustamente, che lui fosse dentro nel gioco con il suo avatar, è fantastico che lo abbiano ucciso. Cioè, è letteralmente la rivoluzione di gente che va ad ammazzare il re, che è il game designer, l'autore del gioco. Io lo trovo una roba dove può succedere se non nei videogiochi, e che storia incredibile è. No, sono stati però ad esempio dei casi in cui anche in World of Warcraft hanno, quel caso in cui hanno lurato il drago velenoso all'interno della città, che gli dava il death poison a tutti, e quindi dentro Stormwind per un periodo non sapevano come fa, perché poi morivano tutti NPC e giocatori. Ma la malattia, cioè come si è, cioè lì addirittura sono dei casi in cui cose che succedono nel mondo dei videogiochi diventano persino casi di studio per il mondo reale. Certo. World of Warcraft, con quella malattia che si diffondeva, è stato un caso estremamente interessante come dati di studio della diffusione virale, certo, delle cose, perché c'era quel momento in cui appunto ti potevi attaccare le malattie, certo, in World of Warcraft, e non era per design, non era, è una roba emersa. Ma esatto, Lord British in questo caso doveva essere flaggato come invulnerabile, ma non lo era, poi per vari motivi, ci sono tante speculazioni, chi dice che in quel momento il server stava laggando così tanto che non aveva preso il suo flag di invulnerabilità. Lui ha dichiarato che aveva fatto un reboot qualche mese prima e aveva dimenticato di applicare questa cosa, tant'è che contro le regole del gioco, come con il drago di World of Warcraft, il death poison del drago è stato portato in città contro le regole del gioco, quindi andando contro il game design si è scritta una pagina di storia effettivamente, e questa è una cosa estremamente interessante secondo me. E torna sempre, questo è veramente forse il punto simbolico massimo della narrazione, l'uccisione dell'autore, che di cui si parla anche prima dei videogiochi ovviamente. Questa cosa non è successa per la prima volta qui, ma è successa in Habitat, che è un gioco di Lucas Games degli anni 80, il primo esperimento col motore tipo di Monkey Island, anzi di prima di Maniac Mansion, un morpg di fatto. È successa la stessa cosa, un'arma che avevano solamente gli sviluppatori del gioco, la Coconut Gun, venne in qualche modo trafugata e non doveva essere possibile, ma è diventato possibile. E qui sono i giocatori che è come se riscrivessero il codice, cioè rompendo, andando a prendere un bug, come in questo caso, rompono, cioè non è preparato dagli sviluppatori che possa succedere, è una forza veramente rivoluzionaria, cioè col bug che riscrive la narrativa, la roba. Ma è incredibile, perché questo dimostra che nei videogiochi la narrazione non è solo fatta di parole o di frasi, no, ma anche il gameplay stesso, anche di atti rivoluzionari, è parte della narrazione e può essere sovvertito. Esatto. Io chiuderei sulla sovversione delle regole, dei codici e dei game design per continuare a scrivere delle storie. Io spero in un futuro sempre più radioso per quanto riguarda i videogame, e soprattutto la narrazione videogame fatta in qualunque modo. Più sovversivo è, meglio è, forse. Possiamo dirlo? Più sovversivo è, meglio è, lo applico più o meno a tutto, perfetto, qua, a tutto il pianeta Terra. Quindi. Perfetto. Allora, ragazzi, io vi ringrazio. È stata una puntata incredibile. Sono contentissimo di avervi avuto qui. Andrea Babic, Fabio Bortolotti, grazie ragazzi, grazie, ingiocabile, grazie. Presto ovunque.